Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlogmas. Stamattina mi sono già fatta la mia skincare, quindi mi vedete tutta lucida. Ho preso il mio tempo per svegliarmi, perché altrimenti ogni giorno inizio i video e ho due occhi a palla, così anche meno ragazzi. Comunque, cosa sto facendo stamattina? Sto cucinando le zucchine grigliate, perché dopo lo ieri che abbiamo usato la griglia che avevo comprato, che mi ero completamente scordata di avere, me ne sono appunto ricordata e ho detto ok, togliamo questa zucchina con il frigo, facciamola così. Non mangio zucchine grigliate da una vita, quindi mi mancano. Eccoci qua, sto preparando tutto e uso i miei utensili preferiti, le unghie. Anche se raga, ho preso una botta, questa mi si alza tutta. Meno male che tra tipo 4 giorni devo andarla a rifare, così prima che parto sono sistemata. Poi penso le rifarò anche in Italia, perché Giulia mi ha detto che mi vuole portare dalla sua amichetta, quindi staremo a vedere. Io intanto nel mentre devo assolutamente rifarle, perché guardate che ricrescita. Però sono durate molto molto bene, appunto a parte questa, perché ci ho preso proprio una botta così e quindi si è sollevata. E nel mentre sto guardando un filmino di Natale con il mio alberello. Quanto è piccolo quell'alberello, mi fa un po' tenerezza, perché vorrei metterlo tipo rialzato, ma dovrei comprarci qualcosa. Oppure stavo pensando, ho il tavolino quello del piccolo picnic, posso usare quello? Dopo lo facciamo. Qua c'è la mia utensilanza e questo l'ho preso da Daiso, perché aveva questo oggetto, no, per tenere le robe e non tagliarti la mano mentre fai di questo. Purtroppo non sono capace, quindi va bene, le ho tagliate così e via. Qui c'è la signora piantina che spero sbocci. Ieri gli ho dato l'acqua e staremo a vedere. Dopo dobbiamo incartare anche i regali. E questo qui è il signor tavolino che vi dice. Ora gli do una pulita e poi proviamo. Sto approfittando un po' per pulire casa. Adesso stavo pulendo un attimo i vetri. Ovviamente le pulizie grandi le farò una volta che appunto sto per partire, così poi quando torno più o meno trovo tutto abbastanza sistemato. Però come vedete qua su questi armadi sono semilucidini, quindi ogni volta che ci vai con le mani c'erano tutte impronte. E dal divano io mi vedevo sempre queste impronte. Vi giuro, stavo diventando pazza. Come mi fa diventare pazza questa situazione di questo vetro, che dovrò pulire anche quello, però aspetto che poi Gianna mi toglie quelle cose così riesco a entrare meglio. E adesso mi metto a pulire qua. Come vedete c'è sempre tutta sta cacchio di polverina. Questi sono tutti, vedete, i peletti dei vestiti che ogni volta quasi mi si accumulano. Devo anche pulire i pennelli, è per questo che vedete gli altri li tengo chiusi, perché almeno non c'ho la polvere. Qua devo cercare di chiudere sto cacchio di cassettino invece, che da ieri mi è rimasto bloccato. In tutto ciò sto un po' chiacchierando con Alessia, perché anche qui questione fuso eccetera eccetera, ci sentiamo un po' attratti, però ci siamo. E tra l'altro adesso per Natale torna a casa anche lei, perché lo sapete, lei vive in Scozia, quindi sono molto curiosa di capire come incastrerò appunto tutte queste persone. E tra l'altro devo ancora comprare il regalo per lei per Natale. In realtà prima di comprare la cosa online che ho in mente di prenderle, volevo aspettare di riandare più che altro a Myeongdong, perché avevo visto un negozietto che secondo me c'era qualcosa di carino che potevo trovarle. Quindi se non troverò quella cosa lì, poi andrò e cercherò su internet tutto ciò. Quindi adesso mi spolverò lì sopra, nel mentre prendo il computer si inizia a lavorare al video di oggi, perché altrimenti faccio tardi un'altra volta. Ieri proprio sull'orlo sono stata, sull'orlo. Però devo fare un sacco di cose, devo rispondere a un sacco di messaggi, devo rispondere a un sacco di mail, devo rispondere ai vostri direct su Instagram che ho tralasciato da giorni. Metto a posto anche la cucina e nel mentre qua vi faccio vedere, ho messo il tavolino, cioè orribile perché non mi piace, non c'entra niente, però almeno un po' più rialzato, mi sento un po' più nello spirito. Ci ho messo anche la signora piantina, che non lo so, diamogli un nome, cerchiamo un nome per Mr. Piantina cipolla qua, datemi suggerimenti se li avete. Nel mentre io ho ricominciato The Vampire Diaries, perché mi ero scordata che il mio rewatch si era fermato alla stagione 5. Mi ricordo quando sono venuta qui in Corea, che mi sono trasferita nel volo, insomma sull'aereo, mi ero scaricata le puntate da vedere, non le ho più viste e mi sono stoppata, quindi non esiste, lo sapete, la mia serie preferita. E intanto in tutto ciò il signore qua sta guardando fuori dalla finestra come un vero pettegolo. Mamma mia, gli devo sempre lasciare questo spazio, perché almeno si mette così. Ormai fa buio
presto, perché contate che sono le 6. Vabbè, presto, sì, non so in Italia come funzioni adesso, lo scopriremo a breve. Non ho pranzato alla fine, ho aspettato finora e alla fine ho ordinato delivery perché avevo voglia di tteokbokki, però con loro se, che a casa non posso fare perché non ho panna, non ho le robe. Quindi adesso me l'hanno appena adesso, proprio ho sentito la busta appoggiare per terra. E a me ogni volta un casino, questo coso pensa che sia qualcuno. Quindi sì, ho preso qualcosina, ho provato un posto nuovo, perché adesso vi faccio vedere, non ho preso soltanto il tteokbokki, ma avevano questa tipo mini cup con il riso che io adoro, con il pollo. Intanto qua sto continuando a mettere la cremina magica per il brufolo. Cioè raga, questa ve la devo segnalare. Sempre ringraziamo il buon G1 che l'ha consigliata a Jenna e poi io l'ho provato e ho detto no, assolutamente non si può vivere senza questa crema. Vi giuro, ma ieri avevo tipo una situazione boh assurda e adesso è perlomeno piatta, cioè non c'è più la sbrufolanza. Ma fammi fare le corna perché ogni volta che lo dico è un casino. Comunque qui abbiamo il nostro ordine. Tra l'altro non vi ho raccontato, ma ieri sera, ragazzi, erano tipo le 3, stavo facendo la doccia prima di andare a dormire e non so i condotti qua delle case come sono collegati, non lo voglio sapere. Penso sia il vicino, questo qui, non questo qui, questo qui, non quello vicino, quello della porta prima. Vabbè, troppo un casino. Comunque a un certo punto io comincio a sentire urla. Ragazzi probabilmente stavano enjoyando un bellissimo momento, ma sta tizia, vi giuro, ma urlava, cioè urlava. A un certo punto ho detto, io non so se è una cosa positiva o se, non lo so, la stanno a prendere a picconate. E è continuata per un bel po', quindi sono andata a dormire tardi comunque, perché comunque si sentiva pure nella stanza da letto, nonostante la mia stanza da letto non sia collegata con nessuna parete, perché c'è fuori, c'è il muro esterno e l'altra parte c'è la mia stanzetta. Quindi sì, sono andata a dormire tardi, mi sono svegliata ovviamente tardi pure stamattina. Esperienze, perché comunque non mi era mai successo in questa casa mai. Allora, cosa ho preso? Praticamente di solito qua quando ordinate il tteokbokki molto spesso viene servito con delle robine fritte. In questo caso ho scelto le cheese ball, o mi pare siano di patata dolce, non mi ricordo. E poi la mia amata fish cake. Mi giuro, io amo. Un delizioso coccodrillo coltellino. Che carina questa cosa. Per cosa stavo per dire? Per questo. Che qui dentro abbiamo il nostro tteokbokki. Però voglio mangiare appena finisco di editare il video. Questo serve per questa plastichina del sottovuoto. No, Stiamo avanti. E poi ho preso appunto questa. Io non so neanche come si chiama il nome del posto, probabilmente è questo. Che fa questa sorta di appunto mini cup con, io ho scelto quella con il pollo, queste sono le alghette, queste sono striscioline di uovo. Poi ci metto sopra io la maionese perché la adoro. In realtà questa qua l'ho presa per da mangiare domani, perché ovviamente per me adesso è un pochino too much tutto insieme. Però col fatto che ho fatto l'ordine, via, ci ho messo tutto insieme. Volevo riprendere l'apertura qua. Io non ho mai visto una cosa del genere. Ho messo piccantezza media, quindi adesso scopriremo qual è la piccantezza media per i coreani. Nel mentre che il video si carica, faccio la copertina e metto anche ciao Darwin, perché devo recuperare la puntata di l'altro ieri, perché oggi è domenica e lo fanno di venerdì. Tra esattamente 2 settimane posso vederlo dal vivo. Cos'è? Lavoratori versus influencer. Sì, ma fanno sempre le stesse categorie. Cioè, quante volte? Ora, se non era questo il nome, sicuramente l'avranno chiamato in altri modi. Comunque, qua ho preparato la mia fish cake. L'ho tagliata tutti a pezzettini. Queste, raga, ne ho assaggiata una, sono la... Mamma mia, è una cosa buonissima, purtroppo non devo scoprirlo. E assaggiamo il nostro tteokbokki. Praticamente non avete idea, c'è una lastra di formaggio sopra. Cioè questo è tutto formaggio, ma io lo devo squagliare, lo devo mettere in microonde, perché non è possibile. Tteokbokki sono questi così, che io adoro sinceramente. In realtà sono le 7 di sera, ma mi sembra tardissimo oggi. Piccantezza perfetta. Ecco qua, sto vedendo la puntata. Sono arrivati i miei amici. Ho finito di fare le valigie. Che tristezza. Che
che amarezza. Giovanni è un po' scioccato dai programmi italiani, posso dire. Giovanni, are you shocked by Italian TV show? Dice, sono troppo nude. Beh, in effetti, divertente, sarebbe divertente farlo vedere una volta. Allora, metterò di sottofondo The Vampire Diaries. Devo soltanto abbassare un pochino il volume, se no non mi sentite. Tanto lo so a memoria, quindi ok. Ho preso qua i regalini, tutte le cose che devo incartare. In realtà è tardi, ve lo dico, perché 00:30. In teoria avevo detto che oggi andavo a dormire presto. In realtà questo per me è presto, quindi ok, tutto molto relativo. Comunque mi sono docciata, tra l'altro mi sono messa a maniche corte perché fa caldo. Cioè ragazzi, fa caldo, attenzione a quello che dico, fa caldo. Fanno 9 gradi, cioè infatti non so come dormirò col piumone, ecco perché ho messo la manica corta. Ma comunque, qua ho altri regali. Anzi, tutta questa busta in realtà sono le cose di Julix. Questa qui è la carta per rappare tutto. Vediamo un po', perché le mie skills di rappaggio non sono esattamente carine. Ecco, io diciamo mi improvviso, ma quella brava a fare queste cose è mia sorella. Infatti mia nonna chiama sempre mia sorella quando deve incartare i regali. Io cucino, diciamo, questa è la spartizione dei compiti. Soprattutto mi sono munita anche di, vabbè, scotch, ovviamente, sperando che sia sufficiente, se no devo prendere pure l'altro, mi devo rialzare, vabbè. E pennarellino per scrivere sopra per chi è, perché qua, se no mi sbaglio, ci manca pure questo. Ovviamente tutta la questione snack, no snack. Ho comprato queste bustine piccolelle per mettere magari quelle un po' più piccole, però le incarterò poi più avanti, perché sì, insomma, i snack non stiamo qui a incartarli a fare. Poi c'ho tutta la pacchettanza qua, vediamo cosa riusciamo a fare. Inizio con le cose per i miei genitori. Ovviamente non vi faccio vedere niente, però magari questo potrebbe essere uno spoiler, potrete magari capire cosa potrebbe essere. Per i miei genitori ho preso quello e ho preso anche un'altra cosa che ora vado a trovare. Ok, l'ho trovata, non chiedo nemmeno perché, ma stava nel cassetto del make-up, così. E vabbè, questi sono due regali che vanno in coppia. Guardate che bellina questa carta. No, qual è quella che Gianna ha già aperto? Non è questa? Di sasso. Almeno evitavo di starla a scartare. Ok, carina pure questa. Un po' specchie, un po' specchie. Mamma mia, vi giuro, io odio fare queste cose. Cioè, vorrei che fosse istantaneo, invece lo devo fare io. Allora, già come ho tagliato la carta, comunque dice tutto. Ma dettagli. Allora, questo è come faccio. Io prendo le misure. Bene, ok. E poi si taglia. Alla cavolo, ve lo dico, perché non ho proprio la voglia. Si rappa. Mamma mia, ho visto un video di una persona che chiudeva i regali illudendo che fosse tutt'altro. Sarebbe fantastico, ma non ho questa voglia al momento. Ragazzi, perché faccio le cose quando mi viene in mente di farle, quindi questo era il momento giusto. Qui, allora, adesso io faccio di questo alla bene meglio e tac. Guardate così com'è carino, più che va bene. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Ho finito adesso di incartare tutti questi. Ci ho messo una vita, perché ci vuole così tanto? Questi sono quelli per la mia Julix. Ho scritto anche il bigliettino. Insomma, tutta una cosa special. Eccoci qua. Solo che mi mancano ancora tantissime cose, penso lo farò un altro giorno. E quindi per ora va benissimo così, ragazzi. Devo assolutamente andare a dormire e cercare appunto di dormire almeno, non dico tanto, ma 4 ore, perché ho la sveglia alle 5 ed è l'una. Pensavo di fare after, ma non credo di riuscirci, quindi saltiamo questo piano, perché non ho proprio, no, non ho proprio le forze. Poi domani ho anche una cena di lavoro, quindi sì, vorrei un attimo riposare. Per ora è tutto, grazie per essere stati con me anche in questa giornata. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao.